Ok, Ginuzzo, Eccoci qua. allora ti voglio mostrare la mano di poker che andremo a fare con ovviamente 8 carte, dove nessuno ci avrà nessuna possibilità di cambio e dove solo tu sceglierai le carte, sia per me che per te. Assurdo. Assurdo. E useremo quindi 4K e 4 assi, ok? Sì. Nulla di più, nulla Di di meno. meno. Proviamo pure a mescolarla alla meglio. Ok, proviamo anche a tagliarle. E a questo punto dico a te, tu ovviamente cosa speri di darti? Quattro ass. E beh, normale, no? Io dico a te, guarda, secondo te quale può essere l'asso? Quella sopra o quella sotto? Sopra. Guarda, io lentamente faccio scendere la carta che tu dici, eh? Sì. Quale può essere l'asso, sopra o sotto? Sotto. A me, quale può essere il K? Sopra. Sopra. Sembra a me quale può essere il capo. A te quale può essere l'asso? Sopra. E a me quale può essere il capo? Sotto. Ovviamente rimaniamo con che cosa? Con un Due. capo e con un asso. Sì. Che io posso. No, ho sbagliato. Tu avevi puntato gli assi, vero? Sì. E io i capo, giusto? Però tu sai che quando poniamo delle carte faccenate su delle carte di dorso, queste diventano come dei leader, tant'è che ognuno segue il proprio leader. Allora, la spiegazione è semplicissima. Gli assi sopra K, tutto dorso in alto, e facciamo un miscuglio su e giù, su e giù, su e giù, ossia su, sotto, su, sotto, su, sotto, su, sotto. Semplicissimo. Una stupidaggine a tutti gli effetti. Questa è la situazione che abbiamo dopo. Abbiamo due assi sopra, due assi sotto. Questo ci permette che cosa? Non solo di dare l'idea di mescolare, ma di fare un taglio di due carte e quindi dare l'idea pure di tagliare il mazzo. Ma in realtà abbiamo riportato il mazzo così come era in origine. Ora va da sé che dico a lui: tu che vuoi gli assi o i K? Ovviamente dirà gli assi e gli dico uguale sopra o sotto, tanto qualsiasi carta sceglierà sembra un K sarà. Fa Sotto. pure rima, quindi. Ancora 2K, quindi Sopra. Vabbè, sopra. uguale, sotto. Ora tocca a me perché mo andiamo negli assi. Sopra o Sopra. Sotto. sotto, mi dice sopra, uguale, tanto io sempre gli assi prendo. Sotto, sempre gli assi prendo. E mo ritorniamo ai K, vedete com'è bella la vita? È un circolo. Circolo, quale vuoi? Sopra o sotto Sotto. per il tuo asso? Sotto, Sotto. Quindi tocca a me, sopra. due assi, quindi qualsiasi mi dici mi sta bene, e poi giro e mostro di avere un asso e un K, che sbadatamente vado ad appoggiare sui mazzetti Opposti, diciamo. opposti, nel senso che dove lui, lo spettatore, aveva pensato di tirarsi gli assi, io poggio il K, e dove pensava di avermi dato i K, io poggio gli assi. Dopodiché, molto semplicemente, mi faccio la storia che quando poggio una carta faccia in alto su quella di dorso, diventa come un leader per il quale tutte le altre seguiranno il proprio leader. E girando mostro che lo spettatore si è scelto praticamente quello che avrebbe dovuto dare a me.